Alto 94 cm, 23 kg di peso, proporzioni di un bimbo di 2 anni. Si chiama iCub, robot bambino appunto, e come tale si comporta. iCub non è programmato per fare nulla. iCub impara che per raggiungere un oggetto, allungando una mano, deve anche alzare il corpo. E questo è il salto di qualità messo a segno a Genova, il primo passo verso una meta ambiziosa. Abbiamo due obiettivi, quello della costruzione dell'intelligenza artificiale, ma anche quello della comprensione dell'intelligenza umana. iCub è frutto della collaborazione fra Istituto Italiano di Tecnologia e alcune aziende del distretto locale. Il rapporto fra cervello e macchina è inscindibile come mai prima. I bambini imparano guardando, toccando, manipolando. Ecco, una delle cose con cui iCub impara è a toccare, a manipolare, a vedere. Quello che noi cerchiamo di fare è la possibilità di misurare gli errori, no, che vengono fatti durante l'esecuzione di un'azione, no? L'algoritmo di apprendimento è quell'algoritmo che cerca di minimizzare questo errore, quindi di modificare i programmi motori per ridurre l'errore che viene effettuato durante una determinata azione. Ma non solo, le strade che si stanno percorrendo sono davvero impensabili. Pelle artificiale che sta sviluppando l'IT, con cui sentirà l'ambiente, ma sentirà le carezze, perché i bambini imparano anche dalle carezze, imparano. E quindi capirà che un gesto amichevole gli sarà un'approvazione per quello che fa, così come magari una voce un po' più alta, un po' più alterata, gli manifesterà che sta facendo qualcosa che non deve. iCub, o RoboCub, è oggi un progetto internazionale studiato da 16 gruppi di ricerca nel mondo. Molti benefici concreti stanno già passando nella realtà quotidiana. Elettronica molto compatta per azionamento piccoli motori. Soluzioni meccaniche che potrebbero essere migrate, per esempio, su protesi. Uno dell'ausilio che danno le macchine simili all'uomo, per esempio in Giappone, è quello dell'assistenza agli anziani disabili mentali. Dall'intelligenza artificiale siamo ancora molto lontani, ma a Genova hanno già chiaro il prossimo passo da compiere. Quello di far prendere, diciamo, l'oggetto con la mano al robot, no? E nel prendere un oggetto con la mano riuscire a capire, ad esempio, qual è la forma dell'oggetto, qual è il peso, che tipo di azioni possono essere effettuate, che è quello che un bimbo, diciamo, comincia a fare intorno all'anno e mezzo e 2 anni di età.